In Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente era possibile riaffrontare i capipalestra dopo aver sconfitto la Lega Pokémon. E questi capipalestra avevano dei team composti da 6 Pokémon di tutto rispetto, con set competitivi. Ecco, questa era una delle meccaniche più apprezzate di questi due remake che purtroppo sono stati un po' deludenti. E ovviamente in Pokémon Scarlatto e Violetto hanno tentato di replicare questa meccanica, fallendo miseramente. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo secondo episodio extra di Pokémon Violetto. Oggi si parla dei rematch contro i capipalestra della regione di Paldea. E quello che ho da dire non è lusinghiero proprio per niente. I rematch vengono sbloccati una volta completato il quarto capitolo sulla strada di casa, che sarebbe il capitolo conclusivo nel quale si va ad esplorare l'area zero e si ottiene il vero finale, la true ending. Verremo contattati da Lisman nell'ufficio del preside Clavel per appunto parlarci di questi fantomatici rematch che servirebbero a assaggiare la forza dei capipalestra per vedere se comunque si tengono in forma, se stanno al passo con i tempi. In realtà completare questa quest opzionale, ma non troppo, serve a sbloccare il torneo scolastico e lì sì che ne vedremo delle belle. Quindi armiamoci di pazienza e andiamo ad affrontare i capipalestra per la seconda volta. Il fatto è che queste palestre sono pessime. Se durante il primo giro ci siamo dovuti sorbire le prove delle palestre come far rotolare un'oliva o sorridere, fare la faccia arrabbiata, insomma fare le facce buffe con Dendra, mannaggia a lei, questa volta non dobbiamo farlo. Il problema è che le lotte sono un continuo premere A. Metti il Pokémon più forte che hai davanti e premi A, fino a che non ti sei sfracassato i maroni. E mi dispiace, ma nonostante il team avversario sia ad un livello davvero considerevole, il giocatore che non ha smesso di giocare dopo aver affrontato l'area 0 starà già oltre il livello 70-80, se ha consumato ovviamente le caramelle rare e le caramelle ricevute dai vari insegnanti dopo aver svolto le loro classi, certo. Quindi il livello è un po' basso. E i set competitivi, a dire il vero, non so se li hanno questi Pokémon perché io un paio di attacchi e andavano KO. Quindi non ho fatto neanche in tempo a vederli, ad essere sincero. E mi ha molto deluso questo fattore. Inoltre non hanno neanche 6 Pokémon, ne hanno 5. Perché? Non trovate un altro tipo del Pokémon da assegnare a quel capopalestra? Non ci sono 6 Pokémon d'erba, 6 coleottero? Sei acqua? Sei normali? Sei spettro? Sei ghiaccio? Non ci sono? Ci sono! Non ho capito questa scelta. Paradossalmente, erano più difficili da sconfiggere durante il primo giro. Non dico che sono rimasto deluso, ma è una perdita di tempo. Perdi un'ora a rifarti le palestre per salire pochissimi livelli. L'unica nota positiva è che ti sblocca questo super torneo scolastico e ti farmi un po' di soldini per comprarti poi i tappi di argento che serviranno per aumentare le statistiche a livello 31. Questa è l'unica nota positiva. E chissà, magari che proprio in questo torneo non ribecchiamo i capipalestra in forma più smagliante, ma sarà argomento per il prossimo video. Ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito anche questo extra di Pokémon Violetto, in descrizione tutti i link utili e ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.